Ciao a tutti da Sony Lady Tech, dal vostro Luca DNG, ed eccoci qua per la nona puntata di Fenimore Fillmore The Westerner. Già. Allora, in questa puntata ci saranno tantissime cose, ma soprattutto temo una parte, perché dovrò fare tantissimi tentativi e ne ho veramente paura. La parte probabilmente più buggata di tutto il gioco, che sarà anche una bella sparatoria. Quindi io, per proteggere la mia fidanzata, mi sono anche io equipaggiato da vero cowboy, perché è giusto che nelle sparatorie il cowboy difenda la dama. Sì. Sei tanto carino comunque. Grazie. Quindi, okay. Che facciamo? Io innanzitutto vado di nuovo a rompere le scatole al tizio. Ah. Perché a me ho visto che mi servono delle carote e non voglio essere... Ascolti, signore. Sono subito da lei! Farmi trovare... impreparata. Fai bene. Quanto costano le carote? Quanto? Abbiamo un'offerta speciale 3x2. Oh. 3 al prezzo di 2. 3 carote per $2. Ok, va bene, le prendo. D'accordo, ecco i soldi. Ancora. Se serva pure. Sì. Ok, lo rifacciamo perché... Non ci bastano. Mi perdoni. C'è ancora il 3x2. Vabbè, sono parlare 5 secondi che non c'è più il 3x2. D'accordo. Yeah. Ecco i soldi. Le offerte più veloci del West. Ok. Ok, quindi io me ne vado perché abbiamo tantissime cose da fare in questa puntata, quindi non perdiamo tempo. Direi di andare a prendere. Sì, vabbè, prima gli do le carote, ovviamente. Andiamo a prendere il nostro cavallino. Già. Che necessita sempre di tantissime carote, ahimè. In questa puntata dovremo fare tante cose. Mi auguro che basti. Purtroppo adesso stiamo usando il cavallino perché avevamo lasciato un oggetto che ci serve al momento. Prendiamo. È necessario, quindi facciamo un attimo un salto. Sì. Così anche il cavallino si sgranchisce un po' le gambe, poverino, se no sta lì. Allora, dove andiamo adesso? Andiamo nella fattoria dei Jones. E andiamo a fare una cosa che purtroppo è stata inaspettata anche per me. E quindi purtroppo dovrò farla adesso. Perché era non l'ho fatta prima. Era sfuggito dal... Cacchio. Un errore, il primo errore della giocata, sono contenta. Iniziamo bene, un attimo prima era invisibile, poi... Sono molto contenta, si apre la porta. Sono molto contenta perché significa che... Andrà bene. Signora, ciao, ma sempre qui siete? Troppo distante. Ma c'è una porta. Ovviamente. Devo prendere questa leva, questo piede di porco, perché vedrete che ci servirà. Io ho fatto delle prove e sono andata adesso a recuperarlo, ovviamente. Usciamo. Ciao, signori miei. Così proprio loro sono rimasti lì, ma che cazzo è venuto a fare? Ok. Questo così. Entra, prende cose e se ne va. Normale. Sì, ovviamente. Il nostro cavallo sta per crepare. Sì. In questo videogioco gli animali sono sempre a rischio, non ho ancora capito perché. Ma no, guarda che sta bene. Sì, con due tacche, sta da Dio, ce la farà. Dove cavolo voglio andare? Io voglio andare al paese, ma a quel paese andare. Però, ovviamente, penso che guarda come sta bene il cavallino. Guarda come sta bene, guarda. Mio Dio, sta per morire. È morto. Si ferma qua, lo sapevo. È morto. Era giù, poi su, poi di nuovo giù. Sta andando bene il gioco, eh. Ok, allora fammi vedere se ho delle carote che posso dargli, ma sì. Le abbiamo comprate, quindi ce ne abbiamo ancora. Hai fatto bene a prenderle tante. Pappatele tutte. Ok. Lo riprendiamo. E andiamo dove dobbiamo andare, a quel paese. Esatto. L'ultima volta, se vi ricordate, ci eravamo organizzati per avere una foto del banchiere... Siamo della rivista National Banking. Per il momento ancora lo siamo. Sì. Bene, tornate al paese, io andrei in banca. Certo. Ormai lo sapete tutti che cosa ci aspetta, più o meno. Me l'avete scritto nei commenti, quindi immagino, sì. È giunto il momento. È giunto il momento di far valere la nostra...
Ah, era un attimo dietro la pianta, non lo so. Mi sono un attimo spaventato. Ho sempre paura dei bug in questa puntata, quindi. Ok. Quindi, non c'è niente di difficile, ma dovremmo parlargli. Vai. Buongiorno. 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 Allora, sì. Le dispiacerebbe spegnere il ventilatore? Fa un po' fresco qui. Il cliente ha sempre ragione. Certo che c'ho ragione. Vai, vai. Ok, mentre lui se ne va, io intanto mi prendo. Velocemente. Sì, perché ho tante cose nell'inventario. Metto questa cosa qua. Sembra fatta apposta la videocamera per tenere la foto lì davanti. Ce l'abbiamo fatta. Aspettiamo che torni. Intanto ti dico che sei molto bello col cappello. Grazie. Sembri proprio un vero cowboy. Dai, non torna. Muoviti, testa di rapa. È tornato. E cosa e facciamo? E io lo minaccio con le pistole, ovviamente. Godiamocelo. Questa è una rapina. Ma lei non era della rivista National Bank? Lo ero. In realtà sono un famoso bandito che assalta diligenze. Ma questa è una banca? Chiudi la bocca e apri la cassa. Sì, signore, non spari. Quanto vuole prelevare, signore? Ovviamente è tutto. Logico, più che logico. Cioè, ma che spiegazioni dai? Sbrigati! Mica tanto. Ha un sacco per la refurtiva? Un sacco? No. Allora deve chiedere all'uomo nero di prestargliene uno. Ridicolo, non credo più all'uomo nero che mette i bambini nel sacco. È giusto dietro di lei! Ma... ma Fenimore... Ecco. Dannato uomo nero, prima mi hai rovinato l'infanzia e ora questo! Molto divertente, ma noi... Grazie. Dobbiamo andare dall'altra parte. Possiamo utilizzare la nuova leva che avevamo appena recuperato per spaccare la porta, scardinarla. Okay. Niente di più facile. Anche se si poteva anche facilmente scavalcare, eh? Non è che fosse tutto questo, però... ma sai, non è nello stile di Fenimo. Cassetti che invece di aprirsi si chiudono. E abbiamo la carta Sisa. La famosissima carta Sisa che siamo dall'inizio del gioco che la conosciamo ma mai vista. È quella dei miliardari per poter avere materiali per difendere fattorie, che era il nostro obiettivo fin dall'inizio. Esatto. Bene, allora. Salvataggino. Sì, salviamo perché non so da qui in poi che cosa accadrà. Dovete sapere che nonostante delle patch per risolvere alcuni bug, esistono nella versione per PC in questa cosa che succederà adesso una quantità di bug spaventosa. Esatto. Che fa risultare molto difficile proprio sia giocarci, sia si può frizzare, si può spegnere tutto, può succedere di tutto. E quindi chiediamo scusa se compariranno dei bug, se succederanno delle cose, se, sì. Ma... Tanto mi prendo questo. Questo è. Se avessimo magari la versione per Wii, perché mi pare che ci sia anche la versione per Wii, queste cose non ci sono. Ma su PC... Meglio di no. Ok, allora, avendo spiegato un po' di cose, grazie amore mio... Figurati, almeno sanno bene cosa andiamo incontro. Sì. Io esco dalla banca, perché ho tante cose da fare. Oh mamma mia. Ok, allora io torno lì perché vorrei fargli vedere la carta innanzitutto. Certo. Ormai ce l'abbiamo e dobbiamo fare compere, è ora di shopping. Shopping, ragazzi. Shopping. Io voglio tutto. Buongiorno, sono di nuovo qui. E ho la tessera. Esatto. Sì, ma mi sa che gliela do senza parlarci. Sì, sì. Ma non la vuole. Sì, non ma sta fermo. Sì. Non ma se te ne stai andando. Non ce la fa. Scusa. Oh. Ok. Vorrei comprare del materiale per difendere le fattorie. Finalmente. Tutto ciò che le serve. Molto mi segua, signore. Che schifo. Guarda, guarda che sicurezza. Dobbiamo già strisciare la carta subito proprio, Prima paghi, poi vedi. Sì. Ma sì, dai, ci dovrebbe bastare. Forse. Se lo perdiamo tutto in strada. Prendo tutto, ha detto. Ragazzi, sì. È ora di andare a fare compere. Benissimo.
attimo. Abbiamo preso il carro così filmato, riusciamo a caricare. Molto molto divertente. Cacca. Vede che sembra non so cosa. Ci perdiamo il vecchio dietro. Chi saltella mi sa che. Vabbè. Cadono fighi. Cioè che è scoreggiato. Che compra? Sì, ma perdiamo metà della roba. Sì, infatti, me lo aspettavo. Attenzione, questo imboscata. Questo tizio che non ho mai visto, mi pare. Caspita. È già venuto il momento. Hanno per me, o anche. Io qui starò zitto perché. No, vabbè, ogni tanto puoi anche spiegare un po' di bug se vuoi. Sì. Con questo, la miccia è corta. Oh mio Dio, dannato vecchio. Cristo. Vai. Allora, intanto ci devo riprendere la mano prima cosa. Sì. Non è la visuale che mi aspettavo. Ecco già cosa potete vedere, esatto. Adesso che non si sentono i colpi di pistola di Feni è già un bug. Sì. Poi anche come spara non è che è molto. No, non, la vita non dovrebbe scendere così. Lo so. Ma vabbè. Io vado avanti. Quando fa così, purtroppo non è un bug, ma è proprio stato studiato male. Ovvero il candelotto di dinamite bruciandolo fa saltellare. Sì. Sì, e non riesco ad andarci. Complimenti. Sono molto contenta. Non riesco a spararlo. Anche perché dovrei spararlo in un modo assurdo. Perché nonostante si spari, attenzione, non è che sta sbagliando lei, che proprio i colpi non vanno, non si sente sparare e non colpiscono. Il nostro obiettivo è sconfiggere tutti questi scagnozzi fino all'ultimo che ci sarà di sopra, prima che la miccia ci faccia peccare. Niente. Cristo. Saltella troppo. Quindi non ci posso fare niente, vado lì e non riesco neanche a spararlo. Dai, sta per esaurirsi il tempo, no, non ho. No, questo è andato. Cioè, ci tento solo per non rimanere ferma, ma so benissimo che non ce la posso fare. Mannaggia. Un po' esplode, lo so. E voilà. Lo immaginavo. Retentiamo. Sì. Dovrei provare di nuovo. Non mi arrendo. La miccia è corta. Ma sono molto spaventata. È troppo pieno di errori. Ma perché la miccia è così corta? Di orrori. Allora, sì, intanto. Bisuale del cavolo, non scherzi niente. Va bene, incomincia a fare così. Con. Cioè, veramente. Sì, muori. Crepa. Adesso tocca a te, se ci riesco. Sì, i primi due si fanno. Sì. Anche se però è brutto vederli morire così, perché non doveva avvenire così. Lo so. Cavolo. Purtroppo. Vieni qua. Oh, abbiamo provato a risolvere questi bug con varie okay. cose, ma questo rimane. Ah dai, porca miseria, non lo prende, che cazzo. Mio Dio, dai! Tutta quella vita con un solo colpo. Sarebbe morto, ma non è morto. No, non lo è perché non lo so, è buggato. È qualcosa di incredibile. Ok. C'è schiattato, ma. Ne rimane ancora uno. Che sì. È là sopra. Oh Cristo, dai, non si capisce niente. Non riesco neanche a salire. Vi assicuro, come parte non sarebbe neanche difficile, ma con tutti questi bug è quasi impossibile. Allora, non riesco neanche a rimanere ferma. Bene. E se questo bug, l'unico modo per riuscire a uccidere quello è sparare solo quando Fenimore è fermo in un punto. Se sta camminando non... No, ormai qua il tempo è andato. Mi sa che ti tocca tentare di nuovo. Poi salta sempre. Sì, non riesco a capire perché arrivo lì, tocca qualcosa camminando e allora. Ma cosa tocca? Non lo so, sembra così.
No, no, è solo che appunto è strabaggato, fatto in una maniera... Cioè, ma... Hai un minuto? Uno può essere bravo quanto vuole, però in questo minigioco o hai fortuna o sei fregato. Quindi penso che questa parte come guida non è che serva tanto. No, infatti. Ahimè. L'importante è farcela. L'importante è riuscire a farcela e andare avanti. Ma allora, mi metto qua perché tanto so che è il posto migliore... Sì, in effetti, lo spazio, veramente. Però... Dai! Cavolo. Ok, è andato. Hai buone possibilità qua. Sta per succedermi la sfortuna più grande del mondo, lo sento. Ecco. Vabbè, però non l'ha preso. Non rimane fermo. Cioè, sembra fermo, ma non è fermo. Sì, se poi saltella... Poi non può saltellare e rimanere sul posto invece che tornare indietro. Perché ci sono tutte queste cianfrusaglie qua? Sì, torna a casa! Essi. Non ci credo, mi fu tanto tempo. Dove cavolo se n'è tornato? Guarda, no, non ti lascia. Questa è andata così. Avevo tantissimo tempo, ma non mi lascia proprio sperare. Perché doveva essere fatto così male? Non lo so. È una... Oh, là. Una volta, ma il tempo non mi basta. Vabbè, però ti sei tolta una soddisfazione di sparare una volta. Che diamine, no. Sono stufa di vederlo in aria. Dovrai provare di nuovo. Un'altra volta. Sì, ma mi sto stancando. La miccia di nuovo corta. Hai un minuto. Non potevano darmi più minuti. Non so. Con tutti questi bug non mi basta un minuto. Dai, eliminiamo questi. Che rottura di scatole. Vorrei arrivare subito alla fine. Dai, crepa, dannazione, non ho tempo da sprecare. Mi dà molto fastidio perdere per colpa del gioco. Per colpa di questi è bug. È molto frustrante. Dai, ecco, no. Le sapevo. Mi stava andando troppo bene. Dai, e sali qua, quanto ci vuole? Sto arrivando a prenderti. Che stupido idiota. Se qualcuno di voi conosce questo gioco e sa... Sì. Questo pezzo che è fatto dai, così dai. Ci commenti per PC ovviamente. Ci commenti se è riuscito a risolverla questa cosa perché... Sto perdendo la calma, devo dire la verità. No, ci sei. Allora, dai, cavolo. Sì, gli ho sparato al collo. Qui non gli hai sparato a niente. No, lo so. Ok, non presa. Ci riesco sempre. Ok, ci sei. Dai, non ho tempo da perdere. Mannaggia. Ok, ci sei? No. No, perché l'ho saltato? Ok. Dai. Ok. Finalmente. Fantastico. Cosa ti avevo detto? Mamma mia. Ci vediamo. Ho un sacco di cose da fare. Sì, infatti. Ci vediamo presto. Grazie per avermi aiutato. Bravissima. Grazie. Siamo tornati al villaggio. Sì. Al villaggio, al paese. Devo andare di qua. Sì, devi andare a recuperare di nuovo un po' di viveri per il cavallo. Sì. Un po' di benzina. Cioè, guarda, quel minigioco mi ha veramente fatto uscire di testa perché è troppo brutto. Sei tanto bravo, ma non ti serve a niente in quel si caso. Si può stare anche delle ore a farlo, se ti va male. Quindi, veramente si può andare avanti tantissimissimo tempo. Anche io ci sono stata tantissimo tempo. La prima volta c'ero riuscito io, facevamo un po' a di prove, un po' uno, un po' l'altro. Era qualcosa di impossibile, c'è stata un'intera serata e nottata. A capire quanto anche il meccanismo, perché sembrava abbiamo impossibile. Abbiamo un'offerta speciale 3x2. Bisognava Maria capire di stare di fermi, arrivare a puntare, quindi Mor si fermava e allora sparava. D'accordo, ecco i soldi. Si serva pure. Li riprendo ancora. Ascolti, signore.
C'è ancora il 3x2 sulle carote? Sì. Ecco. D'accordo, ecco. Dovremmo esserci. Si serva pure. Quindi attualmente abbiamo fatto tutte le cose che all'inizio ci erano state chieste. Quindi abbiamo un uomo in più, abbiamo fatto saltare il ponte e abbiamo avuto le cose per difendere la fattoria. Quindi attualmente siamo messi bene per avviarci verso, ahimè, il finale di questo gioco. Dispiace. Sì, esatto. Dispiace andare verso la fine, ma... Sì, io sono molto dispiaciuta perché è un gioco veramente divertentissimo, a parte gli errori e i bug. E, veramente, io penso che si differenzi un po' questo gioco dagli altri, sempre punti e clicca e avventura grafica. Cioè, ha proprio qualcosa che ha solo lui. Prendiamo il cavallo, ovviamente. Sì, perché... Quindi è per quello che mi dispiace, ma comunque io sono sempre triste quando finisco un gioco. Ovviamente, da buona gamer. Allora andiamo di qua. Vero, è sempre un dispiacere finire i videogiochi. Sì, soprattutto se non c'è un sequel che ti soddisfa. Che ti soddisfa. Perché di questo gioco c'è, ma non è questo gioco. Non è un sequel. È cambiato tutto. Non è più un Fenimore film. Ma guardate come l'abbiamo ridotta questa fattoria. In così poco tempo ce l'avete trasformato questa fattoria in un campo di battaglia. Mamma mia. Ma cosa c'è qui? Ma sembra una pietra. Un piede tolteco sembra. Alvin lo ha trovato mentre scavava la fossa. Bello. Forse è azteco. Tolteco. Tolteco, te lo posso assicurare. Tolteco. Come fai? Ma i cowboy le sanno queste cose. Ah, sei un cowboy, quindi certo. Me lo sai confermare. Mamma mia. Vuoi mettere? Che cosa? No, non voglio mettere niente. Oh, il cavallo è stanco, sta dimagrendo. Poverino. Cioè, mi dispiace molto, cavallino, ma ti devo di nuovo riusare. Io direi di lasciare poi per la prossima volta le altre, perché almeno così rimane roba più succosa per la prossima. Mi dispiace che ormai le puntate stiano finendo. Spero non sia proprio la prossima, l'ultima. O è la prossima o è quella dopo. Sì, ma spero che sia ancora quella dopo, perché te l'ho detto, mi dispiace molto finirlo. Non voglio. Ma mi sa tanto che la prossima. Comunque ragazzi, non perdetevi le puntate proprio adesso, sono proprio le ultime. Siamo agli sgoccioli ormai. Quindi vi consiglio per favore di seguirle tutte. Niente, io mi metto a favore di telecamera se ci riesco. Dai. Ok, quindi scelgo le pistole come al solito. Se tu intanto vuoi dire qualcosa, dilla pure. Niente, volevo appunto dire che mi diverte molto questo gioco. Mi dispiace appunto che stiamo arrivando alla fine. Sono contento comunque che sia stato molto seguito, perché grazie. A scapito che è un gioco poco conosciuto e davvero molto divertente. Quindi io più di dirvi che vi aspetto nella prossima puntata, che forse sarà anche l'ultima, non perdetela. Mi raccomando, grazie a tutti per le visualizzazioni. Un saluto da Sony Lady Tekken. Dal vostro Luca DNG. Non dimenticate di scrivere un commentino, di mettere un bel mi piace sotto a questo video. E niente, grazie. Anche da Fenimore Fillmore. Giustamente. Sì. Dai. Non è un buon posto per questo. Ok. Ciao a tutti, ciao. Ehi, cosa aspetti? Se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace e un commento e non dimenticarti di iscriverti. Ciao.